Bentrovati cari amici e cari amiche con questo nuovo appuntamento con Fuori Onda. Oggi ci occupiamo di giovani ed in particolare del Consiglio Comunale dei Giovani di Grottaferrata. Lo facciamo con una giovanissima e graditissima ospite, Matilde Maoli. Buongiorno Matilde. Buongiorno. Buongiorno Matilde. Allora, oggi siamo qui a parlare di un bellissimo progetto che come Consiglio Comunale dei Giovani di Grottaferrata state portando avanti. Parliamo di salute, di prevenzione e parliamo di donazione di midollo osseo, se non erro. Matilde, tu sei stata un po' la promotrice di questa iniziativa. Ce la puoi spiegare? Certo. Allora, il progetto di cui appunto stiamo parlando è il progetto Donare, Condividere e Salvare, che è, si sta per concludere la prima fase e sta per iniziare appunto inizierà tra poco anche la seconda. In particolare è un progetto che è volto diciamo come obiettivo la sensibilizzazione su questa tematica di cui purtroppo ancora si parla molto poco, che è quella della donazione di cellule staminali ematopoietiche. Infatti sono cellule che vengono utilizzate per la terapia in caso di malattie ematologiche, in cui appunto serve un trapianto di cellule staminali ematopoietiche, e quindi in generale si può parlare di midollo osseo. Di solito si ricerca un donatore consanguineo, ma questo non sempre è disponibile, e in particolare la compatibilità con donatori non consanguinei ovviamente è molto molto rara. Parliamo di, se mi ricordo bene, circa 1 su 100.000 più o meno, e l'iscrizione e appunto la tipizzazione, la successiva iscrizione al registro dei donatori permette di aumentare di molto questa probabilità, perché ovviamente più persone, più dati sono disponibili, certo, più c'è probabilità di trovare un donatore compatibile. E quindi questo progetto è nato proprio con l'idea innanzitutto di sensibilizzare e informare i giovani, in particolare perché parliamo proprio di una fascia d'età di 18-35 anni in cui è possibile tipizzarsi, quindi parliamo proprio di una fascia età giovanissima, e quindi l'obiettivo principale è innanzitutto quello di informare dell'esistenza di questa cosa i ragazzi. Infatti la prima fase è stata proprio quella di andare nelle scuole. Siamo riusciti a raggiungere, ti ringrazio tantissimo perché il progetto è stato accolto in realtà con grande entusiasmo, e questo ci ha fatto molto piacere perché siamo riusciti a raggiungere quattro scuole del territorio. Di Grottaferrata? Anche dei comuni limitrofi? Allora, tre sono di Grottaferrata: il Liceo Tuscek, l'Europa Unita e il Liceo San Giuseppe Artistico. E un'altra è il Cicerone, che ha le sue sedi, ha una sede a Grottaferrata e due sedi a Frascati. E quindi in tutto siamo riusciti a raggiungere, mi pare, 17 classi. Quindi comunque parecchi ragazzi, e questi sono stati un numero significativo assolutamente, e questo anche veramente grazie alle scuole che sono state molto disponibili, ci hanno aperto subito le porte, anche proprio disponibili a collaborare, a cercare insieme un modo per coinvolgere più classi possibili. Come è stato accolto dai ragazzi questo tema? Perché non è propriamente molto usuale, magari è molto poco conosciuto, no? Come hanno reagito rispetto alle spiegazioni che voi gli davate, o chi è andato nelle classi, diciamo, gli sottoponeva? Allora, i ragazzi hanno reagito molto bene. Mi è stato riferito sia dall'associazione che tiene questi incontri, l'associazione ADMO, ovvero l'associazione donatori midollo osseo, che si occupano da anni appunto sia di sensibilizzazione sia di tipizzazione. Quindi quando poi abbiamo dovuto ovviamente strutturare gli incontri, certo, siamo rivolti subito a loro perché sono appunto esperti in questo settore. E, sia loro mi hanno riferito, sia agli incontri siamo riusciti così sempre a mandare uno di noi, che i ragazzi in realtà mi hanno reagito molto bene, sono stati molto interessati, hanno fatto un sacco di domande, quindi sono stati incontri molto in cui c'è stata molta partecipazione dalla parte dei ragazzi, sia su appunto le modalità di donazione, che anche quello ovviamente c'è molta disinformazione anche sulle modalità di donazione, quindi i ragazzi sono stati molto interessati. C'è anche un po' di paura, perché se non si conoscono bene le cose, insomma, sì, poi le fake news girano abbastanza
viralmente sì, no, di questi tempi, quindi l'informazione è importante. Sì, no, assolutamente. E c'è stato, c'è molta disinformazione su questo tema, perché appunto se ne parla molto poco, quindi c'è, diciamo, molto il sentito dire e diciamo che non è proprio corretto, certo, in questo caso. E quindi i ragazzi da questo punto di vista sono stati molto, veramente, hanno accolto anche loro con entusiasmo la cosa, sono stati molto partecipi a fare domande, a chiedere esattamente come, cosa funzionava, cosa significava entrare nel registro donatori midollo osseo, quali erano le modalità e anche l'impatto. A quel punto, cioè, hanno capito anche l'impatto potenziale che uno può avere sulla vita di una persona, di uno sconosciuto, che è un dono bellissimo quello, certo, che si fa. Esatto, quindi bello, sì, no, è stato assolutamente un impatto molto positivo. Mi hanno riferito di incontri comunque molto toccanti, anche persone sono rimaste molto colpite dalla cosa. Bene, voi avete concluso questa prima fase all'interno delle scuole, mentre dal 4 maggio, se non erro, correggimi, si aprirà la seconda fase del progetto, che si rivolgerà a tutti i cittadini, se non vado errato, giusto? Esattamente, il 4 maggio alle 10:30 alla biblioteca, nella sala conferenze della biblioteca comunale di Grotta Ferrata, si terrà un incontro informativo sempre tenuto da ADVO, in cui è aperto a tutta la popolazione interessata a informarsi su questa tematica, in cui appunto si ripeterà un incontro abbastanza analogo, molto simile a quello che è stato fatto nelle scuole, in cui appunto si parlerà di cosa significa diventare donatore, quali sono le modalità, e ci saranno, cercavano appunto di invitare anche delle testimonianze, sia di persone che hanno ricevuto, sia di chi ha donato. Dovevano vedere, ovviamente dipende dalle disponibilità di chi, appunto, da chi è disponibile, però cercavano di invitare anche loro, e in cui appunto si potranno fare anche domande, se uno ha dei dubbi, paure in generale su questo, certo, tema. E questo è il 4 maggio. Mentre il 18 maggio ci sarà la parte di tipizzazione, e quindi chi poi decide effettivamente di compiere questo passo, si potrà prenotare il 18 maggio per, questo sarà alla sede dell'Avis di Grotta Ferrata. Ricordiamo anche l'Avis di Grotta Ferrata ha partecipato, sì, come partner a questa iniziativa insieme all'ADMO. Assolutamente, sì, ci hanno, anzi hanno partecipato sì come partner, e ci hanno concesso di poter usufruire della loro sede a Grotta Ferrata per poter effettuare questo evento, cosa assolutamente molto, molto gradita, molto comoda, perché diciamo abbiamo poter utilizzare la loro sede è stato veramente una grande cosa. E quindi il 18 maggio chi effettivamente deciderà di effettuare questo passo, alle 9 di mattina inizieranno le tipizzazioni e ci si potrà appunto prenotare. Adesso stiamo per pubblicare anche noi sui social sia appunto la locandina con tutte anche il link per prenotarsi il 18 maggio. Esatto. Matilde, com'è nata questa iniziativa? Nel senso, chi ha voluto introdurre questo progetto di sensibilizzazione e poi renderlo partecipe a tutto il Consiglio dei Giovani? Perché ovviamente non è una tematica molto comune, no? È molto particolare. C'è una sensibilità, no, certo, particolare di qualcuno? L'hai introdotta tu? Com'è nata questa idea? Allora, in generale in questo ultimo anno abbiamo avviato anche un altro progetto relativo a comunque la salute, che è ovviamente un po' diverso perché parliamo di Grotta Ferrata cardioprotetta, quindi il progetto che abbiamo fatto insieme nella cucina della fiera. Quando abbiamo cominciato a parlare di questa tematica, quindi di poter anche sensibilizzare i ragazzi su tematiche relative proprio alla salute, mi è venuta in mente, io sono diventata 2 anni fa, sono entrata nel registro donatori midollo osseo, e diciamo mi è venuto in mente di poter portare a conoscenza di tutti, di poter, esatto, questa cosa, perché io in realtà sono entrata a conoscenza di questa possibilità per puro caso, grazie a una mia amica
che si era informata anche lei su questa tematica, era diventata si era tipizzata, era entrata nel registro donatori e me ne aveva parlato. Io ero rimasta molto affascinata da questa cosa, perché mi sono informata autonomamente su queste cose qua e un paio di anni fa sono entrata nel registro donatori. Quindi sei la testimone diretta che si può entrare nel registro, donare e avere tranquillamente nessunissimo tipo di conseguenza e come dire? No, allora io non ho, esatto, io non ho ancora donato, sono tipizzata, quindi sono nella banca dati. Però sì, la tipizzazione è assolutamente una cosa, si tratta di un prelievo di sangue oppure di un prelievo salivare, quindi la tipizzazione è una cosa assolutamente non invasiva, molto facile, tranquillissima. Però ecco, memoria di come io per puro caso sia entrata in contatto con questa, con questa realtà, e ho pensato fosse una buona occasione quella di portarla a tutti i giovani del territorio, e quindi mi è venuta in mente questa idea di proporre alle scuole e alla comunità questo progetto con questi incontri di sensibilizzazione. E da lì sono un po' partiti innanzitutto il contatto con ADMO per capire anche con loro come potevamo organizzarsi, come potevamo organizzarci, come potevamo strutturare un progetto del genere, che loro già fanno ovviamente questi incontri nelle scuole, hanno già progetti strutturati, certo, diciamo incontri abbastanza strutturati, e quindi come potevamo adattarli a incontri sul territorio, quali scuole appunto contattare. Siamo partiti ovviamente essendo un progetto che era la prima edizione di questo progetto, poi ovviamente spero che poi, ma penso proprio di sì, l'ho riproposto anche nei prossimi anni, perché è stato accolto davvero molto bene. E, siamo partiti dalle scuole diciamo del territorio, quelle un po' più vicine a noi, e quindi abbiamo iniziato a strutturare il tutto, organizzare i vari incontri e a capire come muoverci. Però sì, diciamo l'idea è nata da un voler sensibilizzare un'esperienza personale, rendere conoscenza a tutti, certo. Assolutamente sì, assolutamente benemerita come iniziativa. Bene Matilde, noi non ci resta che dare appuntamento ai cittadini di Grottaferrata e delle zone limitrofe agli appuntamenti al convegno, gli appuntamenti che tu hai anticipato poco fa. Noi, come dire, daremo informazione del tutto man mano e restiamo volentierissimo a disposizione di questa bellissima iniziativa del Consiglio Comunale dei Giovani. Ringrazio te, Matilde, per l'intervento, e ancora in bocca al lupo per questo bellissimo progetto e non solo.